siamo in compagnia della Presidente della Croce Rossa Italiana, Comitato Agropoli e del Cilento, per annunciare una iniziativa importante che si terrà sabato 14 settembre ad Acciaroli, le Olimpiadi dell'Inclusione, ecco, una manifestazione molto interessante che coinvolgerà i bambini e i ragazzi autistici. Ma parliamo nel dettaglio di questo progetto, Gianna. Sì, grazie Raffaella che con Cilento Channel ci siete sempre accanto e ci sostenete. Non è un evento, è un sogno che si realizza e da un po' di mesi che stiamo mettendo su questo progetto. Abbiamo scelto una location, un luogo spettacolare, bellissimo, che è Acciaroli, anche perché il sindaco ha accolto subito questa iniziativa. Un sogno perché l'inclusione oggi, l'umanità, come dico sempre, siamo disumanizzati. Il nostro primo principio di Croce Rossa ormai è abbandonato, pensiamo a tutt'altro al di fuori dell'umanità. Questa giornata dedicata ai ragazzi autistici, una giornata per loro, far sorridere loro, questo è il nostro obiettivo, far star bene loro e le loro famiglie, stare vicino alle famiglie, famiglie che molte volte vengono abbandonate dalle amministrazioni, dalle persone, dalla scuola. Croce Rossa, il nostro motto è ovunque per chiunque e oggi siamo accanto a loro, sperando di portare un sorriso. Ci sarà una presenza di almeno 60 ragazzi, i numeri ancora ci devono essere confermati, posso dare un numero ufficiale sabato mattina. Ci saranno varie associazioni del territorio campano, quindi dalla Campania giungeranno tutti ad Acciaroli e quindi inizieremo alle 10 fino alle 13 con loro, con varie discipline, nuoto per salvamento. Ci sarà l'atletica, ci sarà la pallavolo, il tiro del vortex, ci saranno varie discipline.